教宗方济各特别问候和降服了一个来自美国俄亥俄州的6岁小女孩利奇·迈尔斯。小利奇患有罕见遗传疾病二型尤塞氏综合征，她将逐渐失去视觉和听觉。教宗慈爱地将手放在利奇的眼睛上，拥抱并抚慰她，亲切地与她和她的家人交谈。小利奇能够实现她亲眼目睹圣父的梦想，也得益于意大利运送病患至路德及国际朝圣地全国联合会的帮助。Il Santo Padre dà ora inizio all'udienza generale, che introdurrà con il segno della croce e il saluto liturgico. Prepariamoci ad accogliere la sua parola e ricevere la sua benedizione. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. E con il tuo spirito.Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù, dalla Galilea, venne al Giordano da Giovanni per farsi battezzare da lui. Giovanni però voleva impedirglielo, dicendo: «Sono io che ho bisogno di essere battezzato da te, e tu vieni da me?» Ma Gesù gli rispose:Lascia fare per ora, perché conviene che adempiamo ogni giustizia. Allora egli lo lasciò fare. Appena battezzato, Gesù uscì dall'acqua, ed ecco una voce dal cielo che diceva: «Questi è il figlio mio, l'amato. In lui ho posto il mio compiacimento». Parola del Signore.Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Dopo aver riflettuto sulla misericordia di Dio nell'Antico Testamento, oggi iniziamo a meditare su come Gesù stesso l'ha portata al suo pieno compimento.Una misericordia che Egli ha espresso, realizzato e comunicato sempre, in ogni momento della sua vita terrena, incontrando le folle, annunciando il Vangelo, guarendo gli ammalati, avvicinandosi agli ultimi, perdonando i peccatori. Gesù rende visibile un amore aperto a tutti, nessuno escluso.Aperto a tutti senza confini, un amore puro, gratuito, assoluto, un amore che raggiunge il suo culmine nel sacrificio della croce. Sì, il Vangelo è davvero il Vangelo della misericordia, perché Gesù è la misericordia.Tutti e quattro i Vangeli attestano che Gesù, prima di intraprendere il suo ministero, volle ricevere il battesimo da Giovanni Battista. Questo avvenimento imprime un orientamento decisivo a tutta la missione di Cristo. Infatti, egli non si è presentato al mondo nello splendore del Tempio. Poteva farlo, Non si è fatto annunciare da squilli di trombe, poteva farlo, e neppure è venuto nelle vesti di un giudice, poteva farlo. Invece, dopo 30 anni di vita nascosta a Nazareth, Gesù si è recato al fiume Giordano
insieme a tanta gente del suo popolo e si è messo in fila con i peccatori. Non ha avuto vergogna. Era lì con tutti, con i peccatori, per farsi battezzare. Dunque, fin dall'inizio del suo ministero, egli si è manifestato come Messia che si fa carico della condizione umana, mosso dalla solidarietà e dalla compassione. Come lui stesso afferma nella sinagoga di Nazareth, identificandosi con la profezia di Isaia, lo Spirito del Signore è sopra di me. Per questo mi ha consacrato con l'unzione e mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annunzio, a proclamare ai prigionieri la liberazione e ai ciechi la vista, a rimettere in libertà gli oppressi, a proclamare l'anno di grazia del Signore. Tutto quanto Gesù ha compiuto dopo il battesimo è stato la realizzazione del programma iniziale. Portare a tutti l'amore di Dio che salva. Gesù non ha portato l'odio, non ha portato l'inimicizia, ci ha portato l'amore, un amore grande, un cuore aperto per tutti noi, un amore che salva. Lui si è fatto prossimo agli ultimi, comunicando loro la misericordia di Dio che è perdono, gioia e vita nuova. Il Figlio inviato dal Padre, Gesù, è realmente l'inizio del tempo della misericordia per tutta l'umanità. Quanti erano presenti sulla riva del Giordano non capirono subito la portata del gesto di Gesù. Lo stesso Giovanni Battista si stupì della sua decisione, ma il Padre Celeste no. Egli fece udire la sua voce dall'alto: «Tu sei il Figlio mio, l'amato. In te mi sono compiaciuto». In tal modo il Padre conferma la via che il Figlio ha intrapreso come Messia, mentre scende su di lui come una colomba lo Spirito Santo. Così il cuore di Gesù batte, per così dire, all'unisono col cuore del Padre e dello Spirito, mostrando a tutti gli uomini che la salvezza è frutto della misericordia di Dio. Possiamo contemplare ancora più chiaramente il grande mistero di questo amore volgendo lo sguardo a Gesù crocifisso. Mentre sta per morire innocente per noi peccatori, egli supplica il Padre: «Padre, perdonali, perché non sanno quello che fanno». È sulla croce che Gesù presenta alla misericordia del Padre il peccato del mondo, il peccato di tutti, i miei peccati, i tuoi peccati, i vostri peccati. È lì sulla croce che lui presenta. E con esso tutti i nostri peccati vengono cancellati. Nulla e nessuno rimane escluso di questa preghiera sacrificale di Gesù. Ciò significa che non dobbiamo temere di riconoscersi e confessarci peccatori. Ma quante volte noi
diciamo ma questo è un peccatore, questo ha fatto quello, quello, e giudichiamo le altre. E tu? Ognuno di noi dovrebbe domandarsi, sì, quello è un peccatore, e io? Tutti siamo peccatori, ma tutti siamo perdonati. Tutti abbiamo la possibilità di ricevere questo perdono che è la misericordia di Dio. Non dobbiamo temere dunque di riconoscere peccatori, confessarci peccatori, perché ogni peccato è stato dal Figlio sulla croce. E quando noi lo confessiamo pentiti, affidandoci a Lui, siamo certi di essere perdonati. Il sacramento della riconciliazione rende attuale per ognuno la forza del perdono che scaturisce dalla croce, rinnova la nostra vita, nella nostra vita la grazia della misericordia che Gesù ci ha acquistato. Non dobbiamo temere le nostre miserie. Non dobbiamo temere le nostre miserie. Ognuno di noi ne ha le proprie. La potenza dell'amore del crocifisso non conosce ostacoli e non si esaurisce mai. E questa misericordia cancella le nostre miserie. Carissimi, in quest'anno giubilare chiediamo a Dio la grazia di fare esperienza della potenza del Vangelo, Vangelo della misericordia, che trasforma, che fa entrare nel cuore di Dio, che ci rende capaci di perdonare e guardare il mondo con più bontà. Se accogliamo il Vangelo del Crocifisso risorto, tutta la nostra vita è plasmata dalla forza del suo amore che rinnova. Grazie. Noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra, panem nostrum quotidianum da nobis hodie, dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sit nomen Domini benedictum. Et sopra nunca et usque in seculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terra. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.